Signori, buongiorno a tutti. Grande ringraziamento in avvio sempre al Circolo Culturale L'Agorà e al Presidente Aiello, che egregiamente lo rappresenta, per l'invito appunto a parlare della tematica della Regione dello Stretto. Per me è un grande onore e un grande piacere, anche perché è ben risaputo che sono un po' il fautore di questa politica ormai da anni. Ci tengo molto a sottolineare il punto Regione dello Stretto. Non che abbiamo non inventato niente io e nulla ha inventato nessuno nel corso degli anni, perché già il signor Anassila da Reggio, 500 anni prima di Cristo, unì le due sponde e ne fece un territorio di grandissima rilevanza militare, politica, culturale nel cuore del Mediterraneo. Dicevo, non scopriamo nulla, perché nel corso degli anni spesso si è sentito parlare di politiche dello stretto, di area dello stretto, di metropoli dello stretto. La verità vera è che nella situazione attuale, la situazione che prevede ovviamente in Italia dal 1970 l'attuazione delle regioni, e non entro nel merito sulla capacità o meno funzionale di questi organismi, di questi enti, l'area dello stretto per me non è soltanto un'area geografica, ma è un'area geografica nella quale devono convergere intenti comuni aggiuntivi a quelli già esistenti. Quelli esistenti sono culturali, di attività lavorative, di studio, di sventure e di tradizioni. Basta pensare all'arte culinaria che unisce Reggio e Messina in tanti aspetti, alla grandissima al grandissimo mix che esiste nella popolazione. Ricordo uno studio fatto anni fa dal grande Don Pensabene, allora parroco della Canderora, grande studioso di questa materia di toponomastica, che in uno studio dimostrò come oltre il 60% dei matrimoni di reggini con non reggini avvenivano con i messinesi e viceversa, dati dell'anagrafe di Messina. Vale a dire, fatto un valore 100 di matrimoni di reggini e messinesi con persone che non sono nella stessa città, il 60% era ed è un mix familiare a questo punto tra le due sponde, e il restante 40 con le persone del resto delle due province, piuttosto che del resto d'Italia e dei paesi stranieri. Per cui proprio un'unità molto profonda. Ebbene, a questo va unito una visione nuova, che è la mia visione di sempre, della Regione dello Stretto. Vale a dire, quel tratto di mare che è lo stretto non deve separare le due sponde, ma le deve unire. Le deve unire anche politicamente e amministrativamente. Sottolineo che non c'è nulla, e dico assolutamente nulla, di campanilistico in tutto ciò. E al di là dei fatti folclorici, civili, cittadini, sportivi, che possono esistere da una parte e dall'altra dello stretto, e di Messina con il resto della Sicilia e di Reggio con il resto della Calabria, rimane un fatto fondamentale. Reggio Calabria e Messina si guardano, si abbracciano, e sono così unite, ma non possono stabilire e far nulla dal punto di vista della quotidianità, della vita civile, della vita politica, della progettazione, delle idee di sviluppo e futuro, perché sono periferia delle due rispettive regioni. Quindi noi abbiamo, da una sponda abbiamo la città di Messina, la città metropolitana di Messina, che è periferia di una regione in cui l'asse Catania-Palermo, l'importantissimo asse Catania-Palermo, politico, culturale, commerciale, non discutiamo, e chiaramente fa da padrone, lasciando periferia l'area del messinese, l'area peloritana. Dall'altra parte abbiamo una situazione in cui Reggio Calabria è, ahimè, periferia di una Calabria in cui purtroppo non siamo periferici rispetto a un asse Catania-Palermo rispetto alla quale mi toglierei il cappello, ma un asse Catanzaro-Cosenza che
non riesco dopo 50 anni dai fatti di Reggio e dall'usurpazione del capoluogo alla città di Reggio Calabria ancora a trovare le ragioni e i valori di queste scelte. Al di là di questo fatto, che ripeto, non ha nulla di campanilistico, noi con i messinesi non possiamo programmare, stabilire, nonostante la nostra vicinanza e la nostra comunione di mille elementi, nulla, però lo dobbiamo fare con gli amici che abitano sul Pollino, o che sono a Crotone, o a Castrovillari, o nella lontana anni luce Catanzaro, o a 186 km da qua, in quel di Cosenza. Dobbiamo ovviamente avere una politica comune. Allora, cosa succede? Succede che la visione di Nino Liotta non è una visione generica di area dello Stretto, ma è proprio, come sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana, è la volontà politica di perseguire il sogno che, secondo i dettati della Costituzione, prevede la possibilità di creare nuovi enti, di sciogliere o di fondere nuovi enti amministrativi, che siano comuni, che siano province, che siano regioni, e sarebbe la prima volta che avviene una cosa di questo genere in Italia, per creare la 21ª regione italiana, la regione dello Stretto. La regione dello Stretto, che però non ci riguarda solo a Reggio e Messina, la regione dello Stretto ha la sua porta naturale da nord, nel Vibonese. Io ritengo che la regione dello Stretto sia geograficamente inquadrabile in tutto il territorio della provincia di Vibo Valentia, di tutta la provincia di Reggio Calabria e di tutta la provincia di Messina, e che abbia i suoi confini a Taormina, alle Isole Eolie da una parte, e nel, appunto, come dicevo, nel Vibonese dall'altra, con questa sua centralità non a Reggio Città ma tra la Locride e Palmi, perché in realtà, anche dal punto di vista amministrativo, questa regione avrebbe la possibilità di pensare in modo molto fecondo all'idea di sviluppare delle territorialità amministrative che sono quella della Locri per la Locride, Palmi o Palmi e Gioia Tauro per la Piana, Vibo per tutta la provincia di Vibo, la Barcellona Pozzo di Gotto per la zona di Barcellona, Milazzo e per quell'area della Sicilia con le isole Eolie incluse, Taormina per fatti storici per l'altra area, lasciando al centro, con un'ulteriorità più ristretta ma con maggiore forza e maggiore capacità propositiva, le due città principali, che appunto sono le due città metropolitane di Reggio Calabria e di Messina. I più si chiedono, o i più che la prendono un po' sotto gamba o che vogliono mettere un po' il bastone fra le ruote, e di norma mettono in campo un argomento: che interesse hanno i messinesi, che sono in una regione a statuto speciale, a unirsi a un territorio a statuto ordinario? Ebbene, è scritto da nessuna parte che una nascente regione di confine, di periferia, come sarebbe la regione dello Stretto, che una regione nascente come la regione Ponte, il vero ponte, che non è fatto d'acciaio e di cemento, non è né marino né subacqueo né volante, è un ponte culturale, politico, amministrativo, che deve unire Reggio e Messina. Poi sull'argomento ponte discuteremo successivamente. Ecco che il vero ponte è questo, e la verità assoluta è che una regione di questo genere avrebbe tutte le caratteristiche per nascere o come regione a statuto speciale o come una regione con delle condizioni straordinarie, essendo una nuova istituzione che abbia non a vivere di rendita, come fanno tante regioni a statuto speciale che potevano avere una ragione d'essere al momento di cent'anni fa, ma non lo hanno oggi, perché la situazione dovrebbe essere normalizzata e cambiata. Invece mantengono queste prerogative di particolarità. Ecco che io non anelo per la regione dello Stretto eterni vantaggi come la regione del statuto speciale, ma in un tempo che verrà stabilito di 20 anni, di 25 anni, questa terra dovrà ovviamente avere delle condizioni particolari, essendo una nuova origine, una nuova creatura.
Perché unire queste terre? L'ho detto prima, molto semplice. Voi dovete immaginare cosa voglia dire poter creare, diciamo, poter programmare, pensare, immaginare, sognare e realizzare il nostro futuro dialogando assieme, in unità, senza avere l'autorità portuale che in alcune occasioni è un elemento di scontro, in altre di unità, con rivendicazioni di una parte e dell'altra. No, noi dovremmo essere un'unica regione. Noi dovremmo essere una regione con tre grandi università: l'Università degli Studi di Messina, l'Università La Mediterranea di Reggio Calabria e la Dante Alighieri a Reggio Calabria, e anche eventuali altri consorzi universitari, perché io ho una grande idea rispetto alla vocazione di terra, per vocata agli studi di, questo, di questa porzione bellissima del mondo. Ecco che non si dovrebbero certamente fondere, potrebbero, anzi devono mantenere le loro prerogative, le loro individualità, ma devono avere la rappresentanza comune in un organismo che faccia una politica congiunta di offerta formativa, ma soprattutto di ricerca. Oggi l'università, se non fa ricerca, è un po' fuori dall'attualità. Ma possiamo parlare del teatro. Noi abbiamo sempre avuto una grande sofferenza, tranne in una frangia abbastanza ristretta nel corso degli ultimi anni di vita, di offerta del culturale del nostro teatro. A Messina ci sono situazioni simili. Ecco, immaginare un ente gestore comune che gestisca l'attività culturale dei due teatri di Reggio e Messina, sfruttando al massimo le sinergie. Ma posso andare alla portualità, posso andare a qualunque tema, ma uno su tutti: l'aeroporto dello Stretto. Da quanto tempo ne sentiamo parlare? Ecco, io da sempre ho una passione per questo mondo. Avevo 20 anni e oggi ne ho 50, quando ho partorito l'idea dell'aeroporto dello Stretto con l'aerostazione a Messina, con le due sponde collegate in overcraft. Ma l'ho pensata, l'ho immaginata e ho fatto una bozza quando avevo 20 anni. Ricordo ancora che il dottor Giuseppe Fragomeni, dirigente della Regione Calabria, ne era il presidente. Ebbene, da allora io ho presentato questa offerta e ho donato questa idea nel febbraio del 2017. Cioè, l'ho dovuta tenere da parte per 27 anni perché non vi erano le condizioni per manifestarla. E quando ne ho parlato 3 anni fa, ho fatto una conferenza stampa, è stata a furor di popolo sostenuta questa idea. È stato il mondo della politica e il mondo di chi vedeva postazioni, interessi piccoli, spicci di bottega, questa cosa come un problema. Era una grande opportunità e lo è tuttora, nulla è cambiato. E allora, l'aeroporto dello Stretto cosa è se non una risorsa immensa attorno alla quale fare sviluppare la regione dello Stretto? Cioè, un aeroporto che ha una utenza immediata, cioè la città di Reggio e Messina, l'area immediatamente a ridosso dell'aeroporto, per 400.000 abitanti, e un'area che ha 1.600.000 abitanti in un comprensorio abbastanza ristretto. Sarebbe veramente il momento in cui si realizzasse questo sogno, in cui non sarà più l'aeroporto di Reggio Calabria a dover cercare le compagnie, perché saranno le compagnie aeree a venire da noi a dirci: scusate, possiamo offrirvi, fare la nostra offerta volativa sull'aeroporto. Perché un aeroporto è come in tutte le questioni economiche, domanda e offerta. Con un'utenza così diventerà appetibile a tutti. Ecco allora che queste sono le ragioni fondamentali per le quali porto da sempre avanti l'idea della regione dello Stretto. Dicevo che non ho inventato nulla, ma senza andare da Nassilao basta tornare a tempi molto più recenti. Uno studio della Fondazione Agnelli a metà degli anni Ottanta, materia sulla quale peraltro non posso non fare un pubblico riconoscimento alla Fondazione Mediterranea, che dal momento della sua istituzione si occupa in modo molto forte, molto saggio di questa materia. Dicevo appunto, la Fondazione Agnelli fece uno studio nel Mediterraneo, nel bacino del Mediterraneo, per individuare le aree di impossibile maggior sviluppo, per spingere investimenti
investimenti industriali, investimenti lavorativi, investimenti di ricerca, di studio. Ebbene, venne individuata Etna Valley, l'area che poi ha dato origine proprio a quel comprensorio conosciuto Etna Valley, ricchissima e florida di attività con multinazionali che sono arrivate a investire da tutto il mondo. Un'area del Libano che purtroppo per le note vicende sociali del posto ha avuto lo stop rispetto a questa possibilità di crescita. Valencia, città della Spagna, che era una città secondaria, quasi sconosciuta della Spagna e che aveva avuto un'evoluzione impressionante negli ultimi 20 anni, e aveva individuato tra le altre aree in Grecia e nel resto del Mediterraneo proprio tra le prevalenti proprio la regione dello stretto. Quindi ribadisco, non inventiamo nulla, dobbiamo soltanto passare dalla fase della chiacchiera alla fase della progettazione, alla fase della attuazione. Noi siamo spesso ottimi parlatori, sparliamo troppo spesso, ma poi rischiamo di essere inconcludenti. Là nel mezzo ci sta il compito della politica. Io, non perché è una mia idea e la rivendico con forza, ma tanti hanno parlato e continuano a parlare di questo concetto dell'area dello stretto, che io rivendico essere la regione dello stretto. Ebbene, la politica ha bisogno di far sua questa cosa, e io lo dico con grande rispetto, non delego più a nessuno, ma in prima persona sono impegnato su questa cosa. L'ho fatto con la mia candidatura a sindaco il 1 gennaio del 2020, per la città di Reggio Calabria, candidatura che poi nella situazione di scenario che è cambiato a causa del Covid mi ha portato non a ritirarmi ma a ritirare io e la squadra ovviamente con la quale muoviamo questo progetto, a metterci di lato, ma ci siamo messi di lato rispetto al momento elettorale, ritornati immediatamente in pista. Noi ci siamo e vogliamo essere soggetti principali di questo percorso storico. La politica ha il dovere non di dialogare in eterno, ma di chiudere un momento decisionale, passare a una fase progettuale e immediatamente dopo alla fase della realizzazione. Io credo fortemente in questa cosa, ma credo soprattutto che sia giunto il momento di cominciare a un livello più alto a dialogare con tutto il comprensorio. L'interlocutore, è chiaro che ha una grande valenza l'interlocuzione col sindaco di Messina, ma non è il sindaco di Messina, non è il sindaco di Reggio Calabria, non è nessun deputato e nessun consigliere regionale che deve decidere queste cose. Queste cose le devono decidere i cittadini. La costituzione di una nuova regione passa da un processo referendario. Ho sentito dire tante baggianate anche da personaggi, da professori universitari, da uomini di politica, da professionisti. È una follia, ho sentito cose veramente strazianti. È scritto nella Costituzione, è scritto nelle leggi dello Stato. Questo è un percorso che passa da una fase di referendum e da una fase parlamentare, non dalle chiacchiere. E allora noi dobbiamo portare ai fatti questa azione. Prima di concludere questo intervento sulla regione dello stretto, sulla quale mi auguro di avere tante convergenze, appunto dicevo che mi auguro di riuscire a breve a sollevare l'interlocuzione per portarla con le istituzioni, ma non solo con le istituzioni, soprattutto con il popolo di questo comprensorio che, come ribadisco, copre l'area della provincia di Vibo Valentia, di Reggio Calabria e di Messina in toto, a discutere per un percorso che sia di crescita, di sintesi e di realizzazione. Dicevo in conclusione due piccoli flash. Il ponte sullo stretto. Io sono veramente stanco di sentir parlare da 50 anni del ponte sullo stretto e di sentire i governi che ogni occasione parlano per il sì e per il no. Io non mi manifesto in questo momento né per il sì né per il no, io ho la mia idea, ma in questo momento dico una cosa a voce alta: le popolazioni che insistono sul territorio devono essere investite direttamente, non deve essere calato dall'alto nulla.
Le ragioni del ponte, le ragioni del tunnel e le ragioni del tratto di mare lasciato così com'è, ma coperto da servizi, come dico io, in overcraft, coprendo le due sponde dall'aerostazione di Messina all'aerostazione di Reggio Calabria e con ovviamente gli altri tratti di mare, con i servizi efficienti e moderni. Queste sono tre visioni diverse: visione ponte, visione tunnel, visione modernizziamo il sistema dei trasporti ma non costruiamo nulla. Bene, queste tre opzioni devono essere avvalorate da persone di rilevante valore scientifico e non solo scientifico ma anche culturale, vanno messe in campo e vanno portate alla scelta referendaria propositiva dei cittadini, perché questa si chiama democrazia. L'altro flash, diciamo, chiamiamolo flash di chiusura rispetto a questo argomento, e al saluto che vi lascio con quello che fu il 4 febbraio recente del 2020, l'ultimo punto, quello che ho definito il sogno del programma che ho presentato come Nuova Reggio da candidato sindaco per le elezioni al Consiglio Comunale di Reggio Calabria. L'ultimo punto, qualcuno lo ricorderà, conferenza stampa ed è di dominio pubblico, la proposta della Expo 2030 dello Stretto. Cosa vuol dire Expo 2030 dello Stretto? Vuol dire il sogno di realizzare in 10 anni una vera rivoluzione in questa terra, perché possa nascere la regione dello Stretto, ma possa crescere e possa in tempi brevi avere una crescita così vera, così forte, così sana, così radicata, da poter nel 2016 presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la proposta che nella nascitura, mi auguro allora già nata, regione dello Stretto, si possa tenere la Expo Mondiale del 2030. So già che ci sono delle proposte che vengono da altre aree d'Europa, perché nel 2030 l'Expo Mondiale si terrà in Europa, c'è una nuova candidatura dell'Italia, qualcuno parla di Roma. Ecco, io l'ho detto il 4 febbraio e lo ribadisco ora e lo ribadirò sempre e non mi stancherò mai. Noi dobbiamo creare la nostra regione dello Stretto, noi dobbiamo far crescere questa terra in tempi rapidi, noi dobbiamo far sì che le migliori risorse di questa terra, i giovani ma anche i professionisti affermati, ma chiunque abbia il diritto di volersi spendere qua lo possa fare senza andare via, chi è andato via possa portare la sua ricchezza di professionalità, di sapere qui, tornando a casa, a spendersi sulla crescita della nostra terra. E noi, fra solo 5 anni, ormai ne è passato uno, fra solo 5 anni dovremo essere nelle condizioni di poter chiedere al mondo di realizzare l'Expo Mondiale qui, nella regione dello Stretto. Grazie a tutti.